Niente. Che devo dire? Caro Buffon, io ho visto l'intervista che tu hai rilasciato ieri sera e devo dire che da una parte, se vogliamo, ci metti quella serietà che la professionalità dovrebbe contraddistinguere, ma dall'altra ci hai messo una tale ansia. Cioè, praticamente, come posso dire, smontato quasi la gioia di essere arrivati in finale, e poi non contro una squadretta, la davano per favorita. Io no, perché sapendo i precedenti, dicevo qui, ormai ne sa tanto che come si dice, la linea di destino è bella che confermata. E così. Amico mio, tu fai una professione che la vorrebbero fare in parecchi. E non tanto perché sono da educarci al pallone, perché c'è gente che la sera è anche stanca di fare altre cose, stanca. Vabbè, se va anche a fare la partita di calcetto. Ma per quello che guadagnate. Perciò, quando fai un'intervista come quella di ieri sera, metticela un po' di vita. Anche perché se no non capiamo se sei il replicante del Buffon o se sei il Buffon vero e proprio. E guarda, devo dire la verità, chi te parla non è che vive una vita chissà quanta agiata. Io sono disabile, sto su una sedia e non è che me lamento più di tanto, perché tanto se non è per i dolori non me lamento di nient'altro. Oddio, forse per qualche cacacazzi, ma quello passi. La verità dei fatti, mio caro Buffon, è che tu fai un mestiere, come dicevo prima, che lo vorrebbero fare in tanti, e ti un sacco di soldi. Pertanto, ti chiedo per favore, non ti metta a facerti musi lunghi. È vero, questa è solo la finale, cioè nel senso che abbiamo battuto in semifinale la Germania e adesso andiamo in finale contro la Spagna, ma non per questo. Non bisogna festeggiare quel passo successivo verso il traguardo. La verità dei fatti è che magari molti mi direbbero: ma tu festeggi quando hai tirato sulle mura e non hai ancora fatto il tetto? No, però finché le mura so che stanno su, vuol dire che il tetto mi rimarrà su. Vuol dire che ho fatto un buon lavoro fino a quel momento. Pertanto, chi ben comincia è a metà dell'opera, ma chi all'opera, cioè a metà dell'opera che è arrivata, si prefiguri l'opera già finita, no? E comunque, devi perdonarmi se so io stamattina che praticamente sembro uno zombie e che c'ho un mal di testa terribile. Ho fatto le 2 di notte e sinceramente, con i dolori e col caldo non si campa bene. Ma non importa, non importa. Fin dei conti poi io me la sono festeggiata, nel senso che mi sono fatto mezzo bicchiere di Bonarda dell'Oltre Po Pavese, quindi ho festeggiato a modo mio quel traguardo che avete conquistato. Con la speranza, anzi sapendo che tu vai su YouTube, l'avrei detto tu ieri sera, con la speranza che ti capita sto video sotto mano. Non si sa mai, avessi sto culo io. Spero che tu lo possa ascoltare, che lo possa sentire. E che non te la prendi troppo per quello che ho detto. Capisci? In fin dei conti, non mi credo di essere nessuno io. Non so nessuno. Però mi sono sentito che dovete dare questa specie di consiglio. E niente, con la speranza che quando vedrai questo video ormai avremo vinto anche gli europei, ti auguro una buona vita, anzi, meglio di così, qui a Roma si dice se muore, è meglio di no, eh? Ciao Gigi.